In Gesù sono irremovibile. Cristo risorto, buona giornata cari amici. Anche oggi è una nuova opportunità per crescere nella fede e nella fiducia in Dio. Accogliamo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 16, dal versetto 13 al 19. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Amen. Carissimi, oggi festeggiamo, celebriamo la cattedra di San Pietro, ecco perché abbiamo ricevuto queste letture. Ma io vorrei entrare nel brano di oggi guardandola con una luce non tanto di ciò che la Chiesa stessa e noi abbiamo riflettuto, quindi nella figura di Pietro, della roccia e di tutti questi 2000 anni, ma vorrei riflettere quel momento particolare, e siamo nel Vangelo di Matteo, in cui Gesù domanda ai suoi: «Voi chi dite che io sia?» E Simon Pietro prende la parola. E soprattutto la risposta di Gesù all'affermazione di Pietro, che abbiamo già visto la settimana scorsa, nel Vangelo secondo Marco, in un contesto specifico. Qui è un contesto ecclesiale, ma anche personale. Ecco quanto importante oggi innanzitutto vedere due aspetti. Da un lato il riconoscimento da parte di Simone, figlio di Giona, che Gesù è il Cristo. Lui si fa portavoce della comunità. Simone, il pescatore, chiamato da Gesù in persona, insieme al fratello e agli altri amici che lavoravano come pescatori, Simone in quell'occasione dice a Gesù: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Quindi Simone riconosce pienamente la pienezza di questo figlio di Dio, la pienezza di Gesù come il Cristo, il Messia, colui che doveva venire. È soprattutto quell'atteggiamento del discepolo di Cristo, colui che ascolta il Maestro, ascolta le sue parole, le mette in pratica. Ecco perché dice: «Tu sei il Cristo», perché ha deciso che la sua vita è cristocentrica, ruota attorno a Gesù. Simone, che Gesù stesso, vedremo tra poco, ha messo sulla pietra, sulla roccia, a capo della Chiesa, Simone ha fatto e ha preso quella decisione di ruotare attorno a Cristo. Ecco cosa significa riconoscere che Gesù è il figlio del Dio vivente, ma è anche il Cristo. La mia vita non è una vita isolata da Dio e Dio ogni tanto mi passa vicino, lontano e non so dove gira, ma io ruoto attorno a Lui. Questo è fondamentale, cristocentrismo.
Io non ruoto attorno ai problemi della mia vita, non ruoto attorno ai problemi della società, della politica, dell'economia, anche se vivo in questa società. Come cristiano, la mia vita, il mio cuore, la mia mente dipende da Cristo, perché Cristo è la buona notizia, è il Vangelo. Seconda cosa molto importante è come Gesù stesso si rivolge poi a Pietro, anzi a Simone, tanto che gli dice: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona». Lo chiama per nome. È come se a me dicesse: «Beato sei tu, Luca Arzenton, figlio di Lauretta, che è mia madre, Erino». E così lo chiama per nome, ma poi dice: «È il Padre mio che ti ha rivelato che io sono il Cristo. E io dico, tu sei Pietro. Ti chiamavi Simone? Da oggi tu sei Pietro, perché su di te, che sei la pietra, edificherò la mia chiesa». In aramaico si dice cefa, kefa, pietra. Vedete che dopo che noi decidiamo che la nostra vita ruota attorno a Cristo, diventiamo irremovibili, diventiamo una pietra, cioè assumiamo praticamente le caratteristiche della parola di Dio, che è stabile, che non vacilla. La promessa di Dio non passerà mai. Allora io, quando lo metto al centro, divento una pietra. Nulla mi può più spostare. Addirittura Gesù dice: «Su di te edificherò la mia chiesa, le potenze degli inferi non prevarranno su di essa». Il diavolo non ti può fare nulla. Ti possono attaccare, ti possono tentare, ti possono stuzzicare, ma se tu ruoti attorno a Cristo, sei irremovibile. Sei sopra una pietra, diventi una pietra. Amen? Quanto è importante oggi, quindi, fare di questo episodio non solo un bellissimo contesto su cui la nostra Chiesa stessa si basa, sulla roccia, su Pietro, su Cristo, ma soprattutto la mia vita di cristiano è sulla roccia, quando io decido di ruotare attorno a Lui, alla pietra. Io divento come Lui. E se arriva una tempesta, se straripano i fiumi, se i venti vengono e si abbattono sulla mia casa, non crollerà, perché la mia vita è fondata sulla roccia, su Cristo, sulla Sua parola. Amen? Quanto è importante quindi oggi ricevere l'amore di Dio, professare la sua fedeltà, che Lui è il nostro Cristo, e vedrete che la nostra stabilità aiuterà gli altri. Chiesa significa assemblea riunita, convocata, i salvati, i battezzati, coloro che credono in Cristo. Io, insieme agli altri della nostra comunità, nella nostra chiesa, diventiamo pietre vive e ci aiutiamo l'uno con l'altro, perché tutti ruotiamo attorno a Cristo. Ecco lo slogan di oggi: in Gesù tu sei irremovibile. Amen? Quindi, carissimi amici, professiamo la nostra fede. Gesù, grazie perché oggi di nuovo mi domandi chi sei per me. Io riconosco, come Pietro, che sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Riconosco che sei la mia gioia, la mia forza, e tutto ciò che è in me voglio che ruoti attorno a te, Signore. Benedici la mia casa, la mia famiglia, la mia vita personale, la mia parrocchia, la mia chiesa. Concedimi di vivere e sperimentare che in te tutto è possibile e che in te oggi io sperimento di essere forte. Anche se sono debole, ma con te sono forte, Signore, e nulla mi potrà abbattere, scuotere, turbare e scoraggiare.
A te, Signore, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, coraggio, andiamo avanti, Dio è con noi, è la nostra roccia e noi con Lui siamo delle rocce. Buona giornata, ci vediamo domani. Ciao. È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. È bello rendere grazie al Signore. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.